futuro sarà una cooperativa privata di medici a gestire il pronto soccorso dell'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana? In Trentino e ancora in Valsugana manca il 30% del personale e i vari concorsi indetti in questi anni hanno visto poche domande e tante rinunce. I numeri parlano da soli. Lo scorso anno, su 14 medici previsti in pianta organica, al San Lorenzo ve ne erano 9,5. Quest'anno sono saliti a 11 e come a Cles, Arco, Cavalese e Tione, oltre al pronto soccorso, coprono anche i turni del reparto di medicina. Nei primi 5 mesi dell'anno la media di accessi al San Lorenzo è di 30 persone al giorno, la più bassa tra tutti i 7 nosocomi trentini. Certo, la pandemia ha complicato la disponibilità dei professionisti sanitari, ma la situazione è complicata e i disagi per i pazienti sono all'ordine del giorno. Tutto bene invece per quanto riguarda gli infermieri, con 43 in servizio sui 44 posti in pianta organica. Ultimo dato, quello relativo agli OS. Al pronto soccorso di Borgo Valsugana ne sono presenti 21 rispetto alle 25 unità previste. AAA, medici cercansi anche per il pronto soccorso del San Lorenzo di Borgo Valsugana. I medici privati hanno più di un piede nella sanità pubblica trentina.